Buongiorno ragazzi, ben arrivati e bentornati sul mio canale. Un po' di leggerezza con Iris. Eccoci qua, finalmente sono passati più o meno 15 giorni dall'ultimo video. Come prima cosa, come sempre, ringrazio tutti quanti voi, sia i nuovi iscritti che quelli vecchi. Continuate a iscrivervi, che sapete che questo a me fa molto piacere e in più, se cliccate sulla campanella non perdete i miei video in quanto, come già ben sapete, vi arrivano le notifiche. Bene. Dopo le solite frasi di rito iniziali, di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo un po' di tutto. Faremo un bel mix. Inizierò innanzitutto con facendo il punto un po' della situazione delle mie letture, pochi minuti per chi non fosse interessato alla cosa, va avanti di qualche minuto perché non parlerò di più e dopodiché parleremo di maglia, work in progress e progetti finiti. Bene, allora, come sapete, nell'ultimo periodo non è che avessi letto tantissimo, cioè praticamente niente, perché non avevo la testa libera, sgombera per leggere perché era impegnata su altri fronti. Invece, ultimamente ho ripreso un pochettino e quindi sono finalmente riuscita ad ultimare il libro che vi avevo detto di Barbara Perna, il secondo di Annabella Abbondante. Bello, carino, anche questo come il primo, per chi cerca una lettura leggera, stile giallo, un giallo investigativo, molto easy, soft, poco cruento, e con anche delle vicende d'amore, così, glielo consiglio. È una lettura che volendo, pur essendo il secondo episodio di Annabella Abbondante, volendolo lo si può leggere anche singolarmente, perché le storie iniziano e finiscono nel singolo volume. Se invece uno desidera magari conoscere meglio i personaggi fissi che si ripresentano sia nel primo che nel secondo, allora consiglio una lettura sequenziale. Per come sono fatta io, li leggerei in modo sequenziale, però diciamo che la cosa non è, secondo me, obbligatoria. Bene, quindi questo finalmente l'ho finito. Dopodiché volevo iniziare uno degli altri che vi avevo parlato nell'ultimo video sui libri che avevo acquistato quando ero in vacanza in Veneto, però smanettando su internet sono, e quindi vi volevo dare questa info se mai qualcuna di voi fosse interessata, ed era un libro che io volevo, che è uscito, non so, credo l'anno scorso, volevo acquistare, ma onestamente per essere un romanzo lo reputavo un po' costosetto e quindi stavo aspettando un attimo di prenderlo in biblioteca, ma c'erano tante prenotazioni. Alla fine, per chi avesse Amazon Prime, l'hanno messo nella sezione Prime Reader in gratuito ed è questo qua, Delitti a Fleet House di Lucinda Riley. Io ne ho letti molti di Lucinda Riley e mi sono sempre molto piaciuti. Ma i suoi romanzi non sono in genere dei gialli, erano romanzi d'avventura, storie d'amore, dove linee temporali che si incrociano, ambientati in varie zone del mondo. Questo invece è un libro che è uscito post mortem, perché se non ricordo male lei è mancata nel 2021, molto giovane, e questo libro l'ha fatto pubblicare il figlio. Ma in realtà è scritto da lei, lei l'aveva scritto e tenuto nel cassetto ed è, diciamo, l'unico libro giallo che lei ha scritto, per quello anche ci tenevo a leggerlo. Quindi l'ho trovato, l'ho scaricato,
Ho già letto un 150 pagine, molto carino. Anche questo è un giallo investigativo. Lettura molto fluida. E quindi diciamo, il fatto che sia anche gratuito, perché il cartaceo a prezzo pieno mi pare che veniva a 19,50, intorno ai 20 euro, ok? Quindi per chi avesse Amazon Prime lo segnalo e lo potete scaricare. C'è ancora per scaricarlo perché ho guardato prima di registrare l'episodio. Altra scoperta. E per quanto riguarda i libri, e anche questo è un libro no, che non è uscito di recente, che ho sempre pensato di leggerlo, ma poi tra una cosa e l'altra ne escono di nuovi e quindi uno dimentica, dice sì, leggerò e troppo tempo passa, ok. Quindi, smanettando invece su YouTube, mi è comparso l'audiolibro integrale, sono ben 14 ore, di dei leoni, I Leoni di Sicilia, la saga dei Florio. Credo che lo conoscete tutti come libro. Se qualcuno ha piacere invece di leggerlo, di ascoltarsi l'audiolibro, io ogni tanto, per dire, amo ascoltare gli audiolibri, soprattutto quando cammino. Se faccio lunghe camminate, metto le cuffiette e mi ascolto l'audiolibro, e così sto facendo con questo. Sono arrivata più o meno a metà e devo dire anche qui una bella storia. La storia inizia, se non mi ricordo male, a metà fine Settecento. E non so fino a quando arrivo, adesso sono arrivata più o meno a metà e siamo intorno al 1830. Ovviamente ci troviamo in Sicilia. La famiglia Florio è una famiglia calabrese che si è trasferita per lavoro in Sicilia. Una bellissima storia. C'è anche un filo storico e quindi sono molto contenta di aver trovato questo audiolibro e quindi, sempre per chi fosse interessato, vi metterò il link sotto. Ok? Bene. Quindi questo, diciamo, era un po' il punto della situazione per quanto riguarda i libri, anche perché appunto era da molto che non ne parlavamo, visto che adesso un poco ho ripreso, volevo darvi queste due chicche, queste due informazioni, appunto, e il mio pensiero sul secondo volume di Barbara Perna. Bene. Chiudiamo qui e passiamo ai nostri discorsi magliosi. Allora, siccome so che poi magari qualcuna mi fa la domandina nei commenti, vi dico subito che quello che sto indossando è un bellissimo challe. Vi faccio vedere il punto. È un bellissimo challe di Valentina Cosciani, ok, che l'ho trovate. Aspettate che vi tiro fuori anche il nome e tutto. Si chiama Roser e io lo schema l'ho trovato sull'ultimo suo libro Muya, ok. Non so se è in vendita anche singolo su Ravelry. Proverò ad andare a vedere e in caso vi metto sempre il link in info box. Altrimenti dovete acquistare il libro che vi metterò. L'avevo già messo in uno dei video dove vi parlavo dei miei libri di maglia, ma se lo trovo ve lo rimetto sotto e qui trovate questo scialle qui, che è molto bello, è veramente enorme, grandissimo, mi copre bene tutta la schiena, molto bello caldo. Non so io con che filato l'ho fatto, comunque si lavora con dei ferri abbastanza grossetti e io ho usato, è un filato, sapete quelli un po' felpatini, così fa tanto copertina e scalda tantissimo. Se per caso vi siete accorte anche della maglietta sotto,
questo, alla fine tolgo tutto, anche questo è un semplice capo Valentina Cosciani, quando Valentina Cosciani credo che era proprio agli inizi, perché io l'ho fatto tantissimi anni fa, non mi ricordo. Il pattern credo che si trovi ancora sul suo Ravelry e si chiama il bucatino, ed è bucatino perché? Perché qui sul raglan ci sono dei forellini che poi vedete si ripetono anche lungo i laterali. E io questo lo tengo perché, pur avendo tantissimi anni, è il mio primo capo top down con ferri circolari. E io avevo fatto appunto quella volta questo workshop con Valentina Cosciani che aveva fatto a Gorizia, ma vi parlo di veramente, io credo. No, sicuramente più di 10 anni fa. Ok? Quindi diciamo è il mio primo top down raglan fatto lana merino semplice. Quindi trovate anche questo sulla sua pagina Ravelry. Allora, aspettate che mi copro di nuovo perché sennò. Vedete quanto è grande? Oh, signore, eccoci qua. Che se no qua la vecchietta sulla cervicale si fa sentire. Bene, così vi ho dato anche questi due spunti. Per quanto invece riguarda i progetti, allora dei work in progress vi dico subito che non ho lavorato a punto croce. O perlomeno ho lavorato veramente pochissimo, avrò messo su 20 punti, non di più, 20 crocette, e quindi non ha senso che vi faccio vedere perché in realtà non esiste un work in progress. E stessa cosa l'uncinetto, proprio non ho preso in mano l'uncinetto. Sono stati 15 giorni dedicati prettamente letture e maglia. Ma e partiamo con il progetto finito. Ta-da! Progetto finito. Ce l'abbiamo fatta. Eccolo qua, il nostro bel Vimini. Sono veramente, guardatelo, in tutto il suo splendore. Veramente bello, bello, bello. Sono molto soddisfatta. Vi metterò di qua la foto con l'indosso. Mi è piaciuto moltissimo il metodo che ha usato per fare la chiusura. Sicuramente è un po' più lunghetta di una chiusura semplice, ma fa veramente, rifinisce lo scialle in modo veramente fine ed elegante. È veramente super super top. Che dire, sapete, no? Fatelo perché è una piacevolezza. Allora, vi ripeto, come vi avevo già detto, io ho usato una semplice lana merino, il Justin Baby della Tessiland, e per le mie manine ho usato un uncinetto 3,5. E niente, questo è il pattern. Boh, io ho attaccato la fascetta del filato che ho usato e quindi ve lo raccomando. Perché è bello, ma lo sapete perché ve l'ho detto già un sacco di volte. Dopodiché, e questo diciamo è l'unico progetto finito, ma sono veramente happy, happy, happy. E grazie Tiziana per l'aiutino che mi hai dato. Dopodiché, vi ricordate che stavo lavorando il pattern di Petite Knit
Elizabeth Blows, bene, con la Vision Bush. Qui eravamo arrivati, diciamo, un po' prima di suddividere le maniche dal corpo e mi mancava la fascetta laterale dello scollo a V. Adesso, mannaggia, mi sono dimenticata di mettere la prolunga del cavetto per farvelo vedere meglio, ma va bene, si vede lo stesso, si intuisce. Allora, adesso è un po' stropicciato perché anche il filato non è namerino e quindi il punto non è così definito, pur essendo tutta maglia rasata. Allora, vedete? Questo è così. Io ho lavorato queste due fascette che ovviamente in video non si capisce, però è una maglia rasata doppia, è a spessore doppio della maglia rasata semplice e si lavorava praticamente per così le 12 maglie, prendendo ogni volta una maglia dello sprone. È un po' difficile da spiegare. Poi sono arrivata fino in fondo, ho unito, vedete qui che viene poi lo scolletto a V, ho già suddiviso anche le maniche e adesso praticamente vi devo solo armare di tanta pazienza e lavorare intanto e finire di lavorare il corpo. Tanta tanta pazienza perché i ferri che sto usando sono dei ferri 3. Sto sempre usando gli ultimi che ho acquistato della Knit Pro, i Mind, ora non mi ricordo, ve li avevo fatti vedere comunque, e ho acquistato sulla Tessiland anche altri cavetti di altre misure, quelli piroettanti, e devo dire mi sto trovando benissimo. Ok, io che ho anche gli IAIA in metallo, devo dire che la differenza che noto tra i due, perché gli IAIA li sto usando su un altro progetto, è che gli IAIA hanno la punta proprio punta punta, e quindi nel caso in cui debba lavorare magari dei pizzi così, dei lace, quelli sono un po' meglio. Non che questi non abbiano la punta, perché vedete che c'è la punta, però lo stesso l'IAIA è più appuntito. Adesso io non lo so, vedete? Questo è l'IAIA, questo invece è il Knit Pro. E questa è la differenza, diciamo, almeno io avverto questa differenza. Per il resto, questi sono benissimo, ecco, quelli della Knit Pro. Che dirvi? Anche questo è un bel progetto, può sembrare semplice, lo è sicuramente, ma comunque anche la tecnica del colletto, ho lavorato anche questa parte qua doppia, a me piace. Adesso sono solo un po' indecisa, perché da quello che ho letto il pattern in avanti, boh, adesso è semplice, devo andare giù dritta, maglia rasata, e in fondo ci saranno 6 centimetri di ogni tanto mi mancano le parole del bordino che viene fatto una maglia dritta e una rovescia, ok? Solo che non lo so se fare dei dritti e rovesci normali o dei dritti e rovesci ritorti. Non lo so, deciderò alla fine se cambiare rispetto al modello oppure no. Comunque, ripeto, anche questo per chi ama così un maglioncino semplice, a me come modello piace, quindi sono abbastanza classica e di gusti, non è che amo le cose tanto kitsch, diciamo. E anche il filato, devo dire, non mi dispiace. Ok.
qui ci siamo. Dopodiché, siccome avevo finito lo scialle, Vimini, ho detto, ma, e vi avevo accennato se non erro anche l'altra volta, avevo il pattern, tempo fa avevo acquistato il pattern di Beagle Knits, che si chiama, scusate perché io a memoria ormai non mi ricordo più niente, che si chiama Tartesos, questo qua. E una volta visto fatto da Anna del canale Interazza con l'Anna, mi era piaciuto molto e ho detto, ma sai cosa ti dico? Che lo inizio. E così è stato. L'ho iniziato anch'io. Ho usato il filato, così finalmente cominciamo a usare i filati Lollocrea, lo Scozia che avevo acquistato ma tantissimo tempo fa, minimo 2 anni fa credo, avevano appena aperto. Ho usato il verde e anche questo mi piace. Adesso qui avevo lasciato un ferro a metà. Allora, vediamo che ve lo faccio vedere dal dritto, magari sarebbe meglio. Scusate se il ferro è lavorato a metà, mi ero dimenticata, ma va bene. Ecco qua, guardate se non è carino. Sono due sezioni che si alternano. Beh, lo conoscete anche perché, che è la maglia rasata doppia che si alterna con, aspettate che cerco di, con quest'altro punto qui, un po' forato, vedete? E sopra e sotto c'è la maglia rasata doppia. Bello, mi sta veramente. Ho lavorato un bel pezzetto. Scorre, semplice anche questo, non troppo impegnativo. Mi piace anche come sta venendo, tutto sommato abbastanza morbidino. E così andiamo avanti anche con questo. Ho lavorato per adesso, ma io credo che non sia neanche metà ancora della prima matassa. Ne ho, mi pare, 3 o 4 di queste cake qua. Così. Quindi mi uscirà lo scialle, ma mi resterà anche per fare qualcos'altro, magari un gilettino, vediamo. Ho iniziato, questo è un nuovo progetto che ho iniziato. Dopodiché ho acquistato anche, adesso è un periodo scialli, quindi così, ho acquistato un altro scialle di Beagle Knits che si chiama Viscum, che era stato il calendario dell'avvento, se non erro, del 2021. Aspettate, sì, del 2021, quindi forse qualcuna di voi lo avrà anche già fatto. Ma io me l'ero perso, onestamente non me lo ricordavo. Questo è il disegno. Mi piaceva perché era così bello, geometrico. Non so ancora che filato userò, cercherò di vedere se tra il mio stash riesco a recuperare qualcosina, però mi piaceva molto. Ditemi voi cosa ne pensate, se qualcheduna di voi l'ha già fatto. E così adesso devo vedere se iniziare prima questo oppure, dopo appunto la prima bella esperienza di Vimini, ho un altro pattern di Tiziana Samuri. Questo è un po' più foratino, ma sempre un disegno, diciamo, abbastanza geometrico. Si chiama il Winter Dance Shawl. Guardate se non è anche questo molto bello. Ovviamente di entrambi questi pattern vi metterò il link se qualcuno di voi li vuole acquistare su Ravelry. E
quindi diciamo che questi sono in attesa di essere iniziati. Adesso devo appunto vedere perché ho ancora dello Scozia, quello color ottagno, però devo vedere con il campioni se può stare bene, perché non so neanche con che ferri qui, ma devo vedere appunto mi viene in inglese, non mi viene il campione. E anche perché sono due campioni diversi, uno è 17 per 26 e l'altro è 20 per 33. Quindi poi ho ancora della Drops alpaca, credo, o misto alpaca. E devo vedere se riesco a recuperare, di smaltire ancora un po' di gomitoli delle cose che ho a casa e dopodiché cominceremo a fare un po' di acquisti, ma voglio smaltire ancora un po'. Ditemi voi quale dei due allora fareste per primo. Abbiamo Bagel Knits, Tiziana Samuri. Ok? Bene. Questo è un po' quello che è successo in questi 15 giorni. Spero di avervi fatto compagnia e che vi sia interessato le informazioni, che vi siano interessate le informazioni che vi ho dato. Scusate se ogni tanto mi sono inceppata, ma oggi non so come mai non mi vengono le parole. Succede, non importa, ci facciamo una risata e andiamo avanti. Tanto lo scopo del canale non è essere precisini e perfettini, ma in realtà è divertirsi. Almeno il mio scopo è quello e spero che vi divertiate anche voi. Come sempre, vi auguro un meraviglioso weekend. Ringrazio come sempre tutti. Mi raccomando, iscrivetemi, spolliccionate. Se avete piacere, commentatemi, che io vi rispondo più che volentieri. Vi mando un grande abbraccione. E a presto e alla prossima. Baci baci. Ciao ciao.